Pace a te, anche stamattina siamo insieme e vogliamo lodare il Signore. Vogliamo spegnere non solo i cellulari, spegnere qualsiasi altra cosa, soprattutto nella nostra mente. Mettere da parte ogni cosa. Come dire, ad ogni fastidio che vuole venire, ogni pensiero che ci vuole distrarre, che vuole interferire, che vuole bloccare quello che noi abbiamo intenzione di fare, quello di lodare il Signore, dobbiamo dire ora non mi disturbare, perché devo lodare il Signore, perché devo cercare il Signore, perché devo nutrire la mia parte spirituale, perché non c'è un altro modo di poter essere nutriti se non dalla parola, dalla comunione con lo Spirito Santo che tutti insieme vogliamo cercare. Perciò ognuno di noi deve collegarsi personalmente, come ognuno di noi deve caricare il suo proprio cellulare e lo mette attentamente perché raggiunga la posizione giusta perché l'energia passi. Così dobbiamo metterci noi singolarmente per cercare il Signore. Nessuno lo può cercare per un altro. Possiamo insieme metterci di pari consentimento per operare e muoverci in questo modo. Gloria al Signore. Vogliamo insieme cantare un bel canto, ne avete uno nel cuore? Numero 145. Voi siete già accordati, eh? E allora andiamo avanti, grazie al Signore. Gloria al tuo nome, grande sei tu, Signore, o mio Signore, allorché con rispetto io miro il ciel che fece il tuo voler. Cantiamolo insieme, canta insieme con noi e lodalo, lodiamolo insieme, sì, perché sono espressioni di lodi e di ringraziamento quando guardiamo anche il creato così fatto e quando guardiamo noi stessi, diciamo: Signore, ma come hai fatto a farmi così bello? Non bello per gli altri, così composto dentro di noi, con i pensieri, con tutto quello che il Signore ha messo, non come persona fisica, ma come struttura, perché Egli ci ha strutturati in un modo speciale. E poi anche quello, perché no, diciamo anche quello che va bene, perché ogni scarafone è bella mamma soi, così dicono a Napoli, ognuno di noi è bello per qualchedun altro e benedetto sia il Signore. Gloria al Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia, ti benediciamo Signore, ti lodiamo Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, alleluia. Oh mio Signore, allorché con rispetto io miro il cielo che fece il tuo volere e lo splendore di stelle al sempre. Grande sei tu, un canto.
sei tu, grande sei tu. Cielo e gioia piena mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare: Signor, grande sei tu. Attraverso il coro proprio quello che il Signore dice, che Lui gradisce un sacrificio di lode. Ciò che gradisce il Signore è un sacrificio di lode. Quando noi diciamo tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande, e sono espressioni che nascono dai nostri sentimenti più profondi nel mirare, nel guardare, nell'osservare, nel meditare le grandi opere che Egli ha fatto, allora sono espressioni che escono dal nostro cuore, perché in realtà queste cose che noi vediamo, udiamo e tante altre cose che non sono ancora salite in mente d'uomo, che vediamo e che vedremo, e fanno esplodere il nostro cuore per dire: tu sei grande. Tu sei grande. Ce ne sono tante che gli occhi nostri non hanno visto, e c'è un canto che dice proprio così: ciò che occhio non ha visto e orecchio non ha udito ancora sono riservate per noi, e qualcuna il Signore ce la fa vedere oggi e ce la fa sentire oggi, perché Cristo opera attraverso lo Spirito Santo in mezzo al suo popolo. E sai che può operare in te mentre siamo nella sua presenza, può operare in me mentre siamo nella sua presenza. Perciò mentre noi ci avviciniamo a Lui, stiamo in attesa, protendiamo il nostro cuore. C'è un passo nella Bibbia che dice che dobbiamo restare verso il Signore come una serva resta con le mani tese, con aspettativa verso la sua padrona. Noi adesso non ci sono più queste grandi differenze tra servi e padrone, ma una volta c'era così, che proprio si dipendeva quando gli veniva dato qualcosa, quando qualcosa veniva data, ma che non era poi tra le migliori molte volte, perché molte volte i servi mangiavano il pane che facevano per i cani, mi ricordo io, e c'era sempre una grande differenza. E allora quando la serva si aspettava qualcosa con tanta riverenza, si aspettava che qualcosa gli veniva dato. Aspettiamoci qualcosa dal Signore, perché Dio è benigno e opera mentre noi lo continuiamo a lodare, lo continuiamo a benedire. Aspettiamoci, attendiamo con fiducia vera in colui che è vero, colui che è proprio dove siamo noi, che per lo Spirito Santo opera nella nostra vita. Lui così fa. Molte volte siamo entrati nella sua casa, nella sua presenza in un modo e siamo usciti in un altro. Quando noi andiamo al Signore non restiamo mai lo stesso, c'è sempre qualcosa che cambia, c'è sempre qualche bullone che stringe, c'è sempre qualche cosa che mette a posto. Perciò permettiamo a Lui di operare e qualcosa vediamo nella nostra vita, perché Lui è fedele. Alleluia. Cantiamolo insieme: ciò che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, tu vedrai. Sì, sì, gloria al Signore.
tu vedrai come attraverso la sua parola ti dà delle risposte anche oggi. Gloria al Signore. Oh, grazie Signore, sì sì, grazie, perché tu ci fai sentire che hai qualcosa da fare in mezzo a noi. Alleluia, ti lodiamo Signore. Marrakesh-Shambhala-Mahasita. Oh, alleluia. Ecco orecchio non ha udito ciò che non è mai salito in contorno tu vedrai, e queste sono le cose che Dio ha preparato per te che ami, per te che appartiene a Lui. Tu vedrai la risposta, arriverà, e Signore sua gloria scendere, la sanzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai, la risposta arriverà, il Signore opererà, ciò che Lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, la sua unzione ungere, il tuo capo, la tua bocca, le tue mani. Tu vedrai. Se ero un uomo potevamo dubitare, ma perché il Signore? Noi possiamo aspettarci grandi cose, perché le sue promesse sono sì ed amen. Il minimo che possiamo aspettarci oggi è una delle promesse che vogliamo leggere insieme. In Atti capitolo 2, verso 17, leggiamolo insieme. Alleluia! E non è poco, avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Verso 18, leggiamolo insieme. Anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. Questa è una promessa per i nostri tempi, questa è una promessa per oggi. Aspettiamoci queste cose che Dio ha promesso, perché Dio è fedele. Avviciniamoci col cuore a Lui. E qui è bello, se leggiamo il verso precedente, che il Signore
non ha riguardo alla qualità delle persone. Possiamo essere di una fascia alta, una fascia media, una fascia bassa, gialli, verdi, rossi, senza cultura, acculturati. Per Dio non c'è differenza. Sopra ogni carne, su ogni essere umano, e i vostri figlioli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Infatti il Signore in questi ultimi tempi sta accelerando anche con i sogni, e tu lo puoi confermare. Verso 18, guardiamo insieme. Leghiamoci alle promesse del Signore e anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò il mio spirito e profeteranno. Perché siamo insieme? Proprio per cercare Dio che attraverso lo Spirito Santo ci fortifichi, partecipi la sua presenza ai nostri cuori. E anche questo fa parte delle promesse di Dio, che mentre siamo insieme non è seconda cosa da chiedere. Noi vogliamo aspettarci che questo sia il movimento dello Spirito nei nostri cuori, una nuova Pentecoste che si sviluppi nel tuo cuore, nel mio cuore, nei nostri cuori insieme mentre siamo nella sua presenza. Cantiamo quel canto, ci vogliamo alzare in piedi e poi preghiamo insieme il Signore che spanda la sua benedizione in lungo e in largo, fin dove arriva la sua parola, in tutto il territorio, in tutta la vigna che ci ha dato da coltivare, fino agli ultimi recinti dove arriva la sua parola. Vogliamo invocare il Signore che operi attraverso la sua parola, perché la sua parola possa essere unta dallo Spirito Santo e possa confermare che viene da Dio portando segni, prodigi, miracoli e risposte alla gloria di Dio Padre e di Gesù Cristo, il nostro Signore. Perché è la parola stessa che porta queste virtù e li fa esplodere nel cuore di chi sta nella sua presenza per ricevere. Perciò restiamo aperti allo Spirito Santo e permettiamo a Lui di parlare ai nostri cuori. Numero 764. Gloria a te, Signore, ti vogliamo lodare, Signore, alleluia. Quanto sei speciale, Signore, ti vogliamo benedire, sì. Ti vogliamo dare lode, Signore. Non ti fermare di dire gloria a te, Signore, dai, tanto sei solo dove sei. Mettiti con tutto il cuore, Signore, ti voglio lodare. Adesso che non disturbo a nessuno, ti voglio lodare. Perché al massimo siete 3-4 persone a casa tua. È bello, potete fare, fate diventare la vostra casa, il luogo dove tu sei, un luogo di adorazione, e il tuo cuore diventa il tempio dello Spirito Santo. Alleluia. Oh, alleluia. Thank you.
siamo eleviamo i nostri cuori a te per porgerli in tua presenza e dire: Signore, siamo qui per adorarti, per lodarti, e desideriamo soprattutto che tu faccia una revisione completa a ciascuno di noi, perché il nostro essere ha bisogno di essere toccato da te mentre siamo nella tua presenza. Ed invochiamo la tua divina presenza in mezzo a noi, in lungo e in largo, dovunque c'è un fratello che insieme con noi cerca il Signore, invoca il Signore ed è nella tua presenza. Signore, noi presentiamo ognuno che siamo tutti insieme, soprattutto chiediamo a te di operare in mezzo a noi, in ogni cuore, Signore, sì. Tu non hai riguardo alla qualità delle persone, perché chiunque si apre a te, chiunque invoca il tuo nome, chiunque si presenta a te per avere comunione con te, parlandoti in sincerità, sei pronto a dare le risposte appropriate secondo il bisogno di ognuno. E questo è grande, Signore, perché tu sempre ci sorprendi quando noi veniamo a te. Gloria al tuo nome. Ogni volta diventa un momento particolare che molte volte vorremmo ripetere ma non ci riusciamo più, perché tu ci sorprendi in un modo speciale e noi ancora oggi vogliamo vedere la tua gloria che si manifesti in ogni cuore che è aperto nella tua presenza, in lungo e largo fino al confine dove tu ci fai arrivare con la tua parola. Ora e quante volte verrà ripetuta la tua parola, Signore, per la gloria di Gesù Cristo, perché è la tua parola che è la sorgente della vita, perché lo Spirito Santo la sa attivare in un modo speciale quando cade in un cuore onesto, in un cuore che ti cerca, in un cuore affamato di te. Dacci fame, Signore, te lo chiediamo insieme. Signore, non ci vogliamo fermare di presentarti quanti fratelli e sorelle hanno dei bisogni particolari. Tutti insieme, Signore, li presentiamo a te. Signore, tu vedi, tu conosci, tu sai. Noi possiamo solo sostenerli in questo momento, presentandoli a te, spingendoli verso di te, mettendoli davanti a te, perché tu ci dai questa possibilità di intercedere, e noi lo facciamo con tutto il cuore perché tu possa operare per la gloria di Gesù Cristo e che ognuno possa avere dei riscontri, che tu parli, che tu tocchi, che tu agisci, che tu operi, che tu ti muovi in un modo speciale per dar gloria a te, Signore, sì, perché tu sei degno di lode, di onore e di gloria. Signore, ti invochiamo con tutto il cuore e ti diciamo: venga il tuo regno, alleluia, il potere del tuo regno si spanda in lungo e in largo su ogni uno che cerca la tua presenza e la tua faccia. Vogliamo restare sotto il potere del tuo regno come sotto la nuvola della tua benedizione. Signore, sì, te lo chiediamo insieme mentre siamo nella tua presenza. Insieme a questo, Signore, ti chiediamo, tu ci hai dato l'autorità di legare ogni forza satanica, demoniaca, diabolica ed ogni spirito malvagio che vuole ostacolare la mente, il cuore, l'essere che cerca la tua faccia e che siamo insieme, Signore, ogni malefico, ogni essere malvagio che vuole ostacolare l'opera tua nella mente, nel cuore, nella vita di tutti coloro che siamo insieme nella tua presenza, noi tutti insieme, nel nome potente di Gesù Cristo, che è la spada dello Spirito, perché Egli ci ha detto che nel suo nome Egli opera, nel suo nome leghiamo
ogni forza malefica, diabolica, satanica e demoniaca ed ogni spirito malvagio, perché ogni credente, ognuno che invoca il tuo nome, resti libero nella tua presenza e rilasciamo lo Spirito tuo Santo, quello spirito di libertà e di liberazione che opera potentemente per la gloria di Yeshua Mashiach, Gesù il Messia in mezzo a noi, il Re dei Re e Signore dei Signori. Guida ogni cosa, Signore. Aiutaci a fare ognuno la nostra parte, dacci un'unzione per poter amministrare le cose che ci hai affidato. Dai un'unzione speciale a quanti cuori si rivolgono a te con tutto se stessi perché hanno dei bisogni. Svuota la nostra mente, svuota la mia mente, svuota il mio cuore, svuota tutto quello che non appartiene a te, che non resti nessuna traccia di orgoglio, di presunzione o cose che inquinano la tua parola, che possa uscire unta, santa e benedetta, unta dallo Spirito Santo. Spirito Santo, possiedimi completamente mentre amministro la tua parola, perché i tuoi figli possano ricevere da te quella unzione speciale, quelle risposte che ognuno desidera di avere da te personalmente. Dacci grazia di restare sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Tutti insieme, Signore, ti presentiamo ogni fratello e ogni sorella che si rivolge a te, Signore, perché tu sei il Dio grande che copri tutto l'universo. Perciò noi siamo fiduciosi in te, perché a te, Signore, ogni potestà è stata data, Gesù, in cielo e sulla terra, e noi vogliamo restare insieme con te, camminare insieme con te, essere guidati da te, parlati da te, che per lo Spirito Santo manifesti la tua presenza in mezzo a noi ancora in questo giorno. E noi tutti insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare anticipatamente, perché sappiamo che la tua presenza opera in profondità nella nostra vita, nei nostri bisogni, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle cose che facciamo, nelle cose che ci hai affidato, nei beni che ci hai dato di amministrare, perché il tuo potere è grande e noi ti vogliamo dire grazie, 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 Signore. Guidaci, per Gesù te lo chiediamo e per Lui già ti ringraziamo, perché sappiamo che tu sei fedele. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Amen. Accomodatevi ed insieme cantiamo un bel canto di lode. Numero? 50. Numero 50. Ci manteniamo con i numeri bassi stamattina. Grazie Signore. Fratelli, ricerchiamo la faccia del Signore. Prima veniva sparso così, più facilmente, era un detto che si diceva: mostraci la tua faccia, cioè quando noi guardiamo in faccia una persona vuol dire che abbiamo tutta l'attenzione sua che guarda verso di noi. Bisogno grande abbiamo, cerchiamola col cuore, in sincerità. Su via, fratelli cari, vogliamo ora adorar colui che non appare, non c'è un altro uguale a Gesù e all'Iddio di Israele. Ci vuole consolar. Mettiamoci tutti a cercare il Signore, così come dice questo canto, come ci incoraggiamo l'un l'altro di muoverci nella stessa direzione, come un grande esercito che ci incoraggiamo per andare tutti verso la stessa direzione, tenendo presente che siamo tutti in prima fila davanti a questo grande Dio. Alleluia! Gloria sia resa al Signore. Cantiamolo insieme ed esprimiamolo con tutto il cuore. Fratelli, ricerchiamo la faccia del Signore, bisogno grande abbiamo, cerchiamo col cuore. Su via, fratelli cari, vogliamo adorare colui che non appare, ci vuole consolare.
del Signore, bisogno grande abbiamo. Siamo detti l'uno con l'altro in che direzione dobbiamo andare, così non ci smarriamo, così concentriamo la nostra attenzione. Io l'ho detto a te, tu l'hai detto a me, ce la siamo detti tutti per dire dai, cerchiamo la faccia del Signore, muoviamoci nella direzione giusta, muoviamoci dove possiamo vedere i risultati, muoviamoci dove la parola del Signore ci indica, muoviamoci nella direzione giusta perché avremo successo insieme con Lui, perché Egli è la nostra guida. Ne vogliamo cantare un altro? 781. 781. Dio c'è, alleluia, ed è proprio dove sei tu e dove siamo noi. Dio è Spirito e perciò lo Spirito Santo di Dio è proprio dove sei tu, dove siamo noi e vuole operare nella nostra vita, alleluia. Questo è bello, questo è bello, questo è bello, perché non dobbiamo spostarci per andare chissà dove, è Lui che viene a casa nostra, Dio con noi, Dio in noi. Questo ha fatto Gesù con la sua venuta sulla terra, che per lo Spirito Santo, che è Dio, opera nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, nei nostri bisogni, e misteriosamente è un Dio creativo che sa costruirci spiritualmente, e anche se ci manca qualche osso, aspettati che mentre siamo nella sua presenza te lo può far crescere pure, perché Lui è grande. È un Dio creativo che non si ferma di creare. Infatti vediamo la natura che cadono le foglie e ritornano, cadono le cose e si rifanno, è in movimento continuo. Aspettiamoci grandi cose mentre Lui è con noi. Dio c'è ed è dove siamo noi. Gloria al Signore. Cantiamolo insieme. Signore, manifesta la tua presenza in ogni cuore che ti cerca, sì, sì, possa cantare. Oh, alleluia. Dio c'è.
quando alziamo lo sguardo al cielo, Dio c'è. Lasciamoci inondar dal suo spirito divino, così potremo dire: egli è qui, alziamo le nostre mani, alziamo le nostre mani, ringraziamolo col cuore. Diamo a lui tutto l'onore, egli è qui. Alleluia, alleluia. Sì, lodiamolo in sincerità, col cuore, apertamente, liberamente, lodalo, di ti voglio lodare, Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere lode, onore e gloria. Signore, dato che a te piace un sacrificio di lode, piace la lode, Signore, io ti voglio lodare con tutto il cuore. Offrire qualcosa che piace al Signore, la lode gli piace, perciò dagli tutta la lode dove sei. Non ti risparmiare di lodarlo, lodalo col cuore. Signore, ti voglio lodare. Signore, grazie per l'occasione che mi dai di poterti lodare.
tanti gridano e lo bestemmiano, noi lo vogliamo lodare, lo vogliamo benedire, lo vogliamo glorificare, non ci vogliamo fermare. Egli è degno di lode, perciò glieli diamo con tutto il cuore. Ti lodiamo, fai salire dal tuo cuore tutta la lode, tutto il ringraziamento per le opere belle che ha fatto e che fa nella tua vita, tutta la gratitudine per quello che ti ha dato, che non ha prezzo, che non avresti mai potuto pagare. Alleluia. Solo per il sole che c'è oggi, quando avremmo dovuto pagare all'Enel per avere questo riscaldamento. Gloria a te, Signore. Tu sei grande, Signore, sarebbe stato impossibile. Ti vogliamo lodare, Signore, ti vogliamo benedire. Alleluia. Gloria al Signore. Cantiamo un altro canto insieme e continuiamo a lodarlo, a benedirlo. Numero 765. Non lo dire troppo timida, dillo forte, non ti preoccupare. Alza la voce fin dove arrivi, così. 765. Signore, io t'amo, tu la mia forza sei. Egli, quando ci avviciniamo a Lui, ci dà forza, perché fortifica la nostra fede. Quando il salmista si avvicinava a Dio ed aveva dei timori, il suo cuore si fortificava. Magari aveva Saul che gli correva dietro, Saul con l'esercito, e lui era solo, e quello era re, ma lui non era ancora re. Avrebbe dovuto temere, ma quando si avvicinava al Signore diceva: che mi può fare l'uomo? Forse tu hai timore di qualche uomo, di qualche donna, di qualche stregone, di qualcuno che ti vuole fare del male, ma se tu hai il Signore, un vicino di casa, un parente, un fratello, che poi è più che fratellastro, una sorella, un parente stretto, che è come gli stivali, che più è stretto e più ti fa male. Ma il Signore ti dice, come diceva il salmista: che mi può fare l'uomo se tu sei con me? Tutti i timori scompaiono. Io t'amo perché tu sei la mia forza. Il Signore non ci dà la forza solo di sollevare 50, dai 50 ai 60 kg. Ci dà la forza interiore di affrontare ogni situazione, perché Egli crea fiducia nella nostra vita. Posso andare perché il Signore è con me. Posso esclamare, esclamazioni che ci sono nella parola del Signore, che fanno, danno una forza a un giovinetto che si avvicina al grande gigante e dice: io vengo contro te nel nome del Signore, non mi importa l'altezza che tieni, tu puoi essere pure 3 metri e 15 e io 1 metro e 65, giusto la metà, ma oggi tu sei fatto fuori perché io vengo nel nome del Signore. Signore, io t'amo, tu la mia forza sei. Questa forza noi dobbiamo scoprire, che ci fa affrontare l'oggi, il domani e sempre con il suo potere. Gloria al Signore. Cantiamolo insieme, proclamiamo che Egli è la nostra forza. E mentre lo proclamiamo col cuore, la sentiamo che scende, là è la bellezza della parola del Signore, della presenza del Signore, che mentre noi proclamiamo vittoria ci sentiamo vincitori, alleluia. Grazie. Perché Egli trasferisce quello che noi diciamo come una grande verità, perché è poggiata su quello, su quelle che sono le sue promesse, che Egli dice: io vi darò forza, io vi dico non temete. Quando noi ci avviciniamo a Lui, il timore scompare, perché la sua presenza fa scomparire. Quando noi ci avviciniamo a Lui, sentiamo come la sua pace penetra nella nostra vita. Anche se non dice sempre pace, ma quando il nostro cuore si avvicina al principe della pace, sentiamo che la temperatura cambia. È come quando ci avviciniamo vicino a un radiatore. Cominciamo a sentire il calore che si avvicina. Così quando avviciniamo il nostro cuore al Signore, sentiamo la sua presenza che trasforma l'atmosfera dentro di noi.
Alleluia, lo possiamo dire perché lo viviamo. E quando lo viviamo lo possiamo testimoniare a conferma di quello che Dio dice, perché Dio è fedele alle sue promesse. Alziamoci in piedi, così stiamo meglio. Gloria al Signore. Signore, io t'amo, diciamoglielo con tutto il cuore. Anche sottovoce, se non hai la voce, lo dici così. Signore, t'amo veramente. Tu sei la mia forza. Sì, tu sei la mia rocca, tu sei il mio liberatore. Tu sei il mio Dio, tu sei la mia rupa, tu sei il mio rifugio, tu sei il mio scudo. Io sei il mio ricetto, sei il mio salvatore. Alleluia. L'Eterno è la mia rocca, il mio liberatore. Il mio Dio tu sei, mia rupa e mio rifugio, mio scudo, mio ricetto, potente salvatore. Accomodatevi, cantiamo un bel canto di adorazione ed entriamo nella preghiera mentre lo adoriamo, mentre tutta l'atmosfera, e prepariamo i nostri cuori per permettere allo Spirito Santo di toccare il nostro cuore. Lui porta tenerezza, Lui ci fa sentire l'atmosfera che cambia dentro di noi. Ci apriamo a Lui, lo lodiamo, lo glorifichiamo, lo adoriamo e man mano, ricordati, è il momento di presentare i tuoi bisogni. Non presentare prima i tuoi bisogni, cerca prima Lui. Crea l'atmosfera nel tuo cuore di volerlo ricevere. Parlagli col cuore nel dire, devi prima cercare la sua presenza nella tua vita. E poi gli parli che non devi gridare, parli col cuore e dici, Signore, tu sai che io ho bisogno di questa cosa, io non so dove andare.
Ho bisogno di questa liberazione. Tu sai quanti contrasti tengo. Tu sai come mi attacca il nemico. Ho bisogno di più forza. Tu sai le mie difficoltà finanziarie. Tu sai il mio lavoro. Tu sai i miei bisogni. Tu sai i bisogni della mia famiglia. Tu sai 3, 4, 5 cose, 6. Non generalizzare, perché sennò poi alla fine non sai manco che ti rispondo. E ho detto, quando abbiamo cominciato la preghiera, segnati su un pezzo di carta, su un libricino, quello che chiedi al Signore, che man mano che perseveriamo, poi vedrai quante cose vai a cancellare, perché ti risponde. Invece se generalizzi, ti risponde, non lo sai neppure. Invece prendi 4, 5, 6 cose, fai come fa il cacciatore, quando spara non spara nella mischia, che poi non ne piglia manco uno, pigliane uno alla volta e con serietà, una volta che hai pensato e sai che hai quel bisogno, lo presenti al Signore. Signore, questa cosa, quelle che ti pesano di più, quelle più piccole li metti da parte e c'è l'occasione, ma prima prepara il cuore al Signore. Sì, che tu senti la sua presenza, che non devi gridare, glielo dici col cuore. Sai, noi abbiamo un Signore che non ascolta ciò che diciamo con la bocca. La bocca l'ha fatta per comunicare tra di noi. Lui ascolta un altro linguaggio, quello del cuore, che se quello della bocca, quello dice di tutto. Quella è una fontana che butta fuori, non sappiamo che, acqua. Acqua acida, acqua inquinata, acqua di fonte arrugginita. Il cuore è un'altra cosa, quello che il Signore ascolta. Quando vai col cuore al Signore, Egli non può rifiutare, Egli non rifiuta la preghiera, anzi lo vogliamo proprio cantare, perché la preghiera ti dà forza. Numero? Numero? Sta sorella lo sa a memoria, brava sta sorella, guarda. E il Signore fa cose belle. Dio non rifiuta la preghiera. Noi ci avviciniamo in adorazione, mentre l'adoriamo, presentali tu stesso. Sappi che ci sono molti fratelli e molte sorelle che Dio gli dà il compito di intercedere. Mentre tu preghi, mentre tu presenti i tuoi bisogni, l'organizzazione che c'ha Dio è speciale. Noi ce ne accorgiamo ogni giorno, perché il Signore ha messo nel cuore di migliaia di fratelli e sorelle che non riescono molte volte a dormire, perché li invita a pregare per questa opera, perché è un'opera molto grande. Ci sono milioni di persone che si nutrono attraverso, e il Signore ci deve aiutare. Ci deve aiutare perché ci aiuta, e questi vengono messi a sostegno dal Signore con dei ministeri speciali che non riescono a fare diversamente se non presentare, perché lo Spirito Santo chiama, dà dei doni agli uomini, e questo è un dono di Dio, chi intercede. Magari sono anziani che non possono fare altre cose e che Dio si serve, anziani nella fede e anziani anche di età, che non hanno grandi possibilità di andare in missione e così via, ma il Signore usa tutti nel suo esercito, perché assegna delle mansioni, dei compiti diversi ad ognuno, e vedrai che il Signore opera. Non ti trattenere nulla di quello che è il tuo bisogno, parlane col Signore nello spazio che abbiamo, quei 10 minuti, quel quarto d'ora. Parlane apertamente con il Signore e vedi che ti ristora il cuore. Alleluia. Alleluia. Ci vogliamo alzare in piedi, così ci esprimiamo. Spirito Santo, guida le nostre menti nella giusta direzione. Oh, alleluia. Ti vogliamo lodare, sì. La tua parola consegna per il miracolo, opera in cui l'altro spazio viene Spirito Santo. La preghiera ci dà forza, la quando lascia il giusto.
cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la lode. Noi abbiamo bisogno di capire ciò che Dio ci sta dicendo. Quando Egli sta in silenzio è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio vuol far per te. Catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te e gli apre una porta che nessuno chiuderà. Egli ascolta chi lui confida, cammina con te di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. Alleluia, ti lodiamo Signore, spandi la tua presenza Spirito Santo ed opera, perché è compito tuo di operare, sì, allarga il raggio, parla, opera, agisci Spirito Santo, ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo lode, onore e gloria. Soffia Spirito Santo, porta luce e potere nel nome di Yeshua Mashiach, opera in lungo e in largo. Rispondi Signore ad ogni bisogno e parla al tuo popolo. Vai Spirito Santo, porta luce e potere in ogni cuore. Sì Signore, alleluia. Oh gloria a te Signore. Vai Spirito Santo. Thank you.
Santo, soffia su noi, fiume di pace, un mare d'amore, come una fonte della tua gioia, Spirito Santo, riempici di te, Spirito Santo, soffia Santo, riempici di te. Alleluia, 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 soffia, Spirito. Benedetto sei, Signore. Gloria a te, gloria a te. Soffia, oh, alleluia, Spirito Santo, parla al nostro cuore. Alleluia. Sì, Signore. Il Signore ci parla attraverso la Sua parola. Ci parla con 2 Corinzi 6, dall'11 al primo verso del 7. E ascoltiamo bene. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, Corinzi. Il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio
e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio. Abiterò e camminerò in mezzo a loro. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Alleluia. Grazie Signore. Lo vogliamo rileggere così resta più chiaro? Lo rileggiamo da capo. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Il Signore parla a ciascuno di noi. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figliuoli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi. Perché qual comunanza vi è fra egli, fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Belial? O che vi è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò. E vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Ecco, questa è una parola che viene dal Signore. Il Signore prende la sua parola e parla ai nostri cuori. Quando essa parla, noi ci dobbiamo misurare qual è la nostra posizione e se abbiamo fatto o dobbiamo fare delle scelte, vigilare attentamente da non mescolare troppo il nostro cammino, perché noi siamo un popolo che adoriamo Dio. Non possiamo prendere tutto, entrare dappertutto o ricevere tutto. Dobbiamo selezionare ogni giorno, e perciò il Signore ci parla. Lui sa che abbiamo bisogno di indicazioni precise e ci manda la sua parola. L'abbiamo ripetuta perché molte volte in fretta, molte volte succede che molti fratelli ci chiedono la parola che il Signore ci ha dato, così la ripetiamo in modo che resta salda nei nostri cuori e facciamo un esame di coscienza davanti al Signore. Continuiamo a pregare, continuiamo a cercare il Signore. Alleluia, benedetto tu sei. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, facciamolo, accomodatevi, mentre restiamo in un'atmosfera di preghiera, resta tranquilla, tranquillo, continui a lodare il Signore, glorificandolo, benedicendolo, innalzandolo. Non perdere l'atmosfera della comunione con il Signore, mentre man mano amministriamo quello che il Signore ci dà e quello che il Signore ti dà, perché il Signore non parla solo a noi. Il Signore, mentre sei nella sua presenza, parla pure a te. Ci sono parole che vengono direttamente dallo Spirito Santo nel tuo essere. Non sono solo quelle che ascolti dal microfono o dalla televisione o da qualsiasi mezzo ti trovi. Ci sono delle altre che il Signore li mette nel tuo cuore, li sveglia e compone un messaggio chiaro per il tuo cuore. Alleluia. Se c'è ancora qualcuno che deve o pregare o una parola da parte del Signore, approfittiamone. Noi non dobbiamo
fare quello che il Signore non ci dice, dobbiamo fare quello che ci dice, dobbiamo restare svegli, dobbiamo essere sempre pronti in qualsiasi atmosfera e in qualsiasi momento, dobbiamo essere ubbidienti allo Spirito Santo. A volte lo Spirito Santo ci dà qualcosa e poi noi ci cominciamo a misurare, abbiamo la certezza, ma non abbiamo la forza di partorire. Noi quando ci dà qualcosa dobbiamo metterci la nostra parte. Quando una donna deve partorire, le infermiere aiutano, l'ostetrica aiuta, ma la forza la deve fare chi deve partorire. Sorella, frate, tu quando sei nella tua chiesa, quando ti trovi che devi parlare del Signore e ti dà qualcosa che deve partorire, ci devi mettere la tua parte. Le donne sanno queste cose. Quando arriva il momento, come vengono incoraggiate a mettere soprattutto la loro forza. Quando sai che il Signore ti ha parlato, questo è un grande ammaestramento per tutti i credenti. Quando lo Spirito Santo ti dà qualcosa, non la devi perdere. Quando tu hai la certezza, si può cambiare anche la temperatura, ma tu devi essere obbediente, perché allora vedrai che la tua obbedienza viene premiata, perché il Signore non opera perché lo facciamo noi a modo nostro. Egli lo fa e ci fa vedere come li sa fare. La nostra ragione molte volte deve essere messa da parte, dobbiamo solo dire sì, sì, sì. Dobbiamo imparare e pensare e credere che l'opera non la facciamo noi, l'opera la deve fare lo Spirito Santo. Mentre siamo insieme, lo Spirito Santo ci ha detto che porta la sua parola ricca della sua presenza, e beh, noi che possiamo fare? Lo deve fare Lui. Noi dobbiamo dire soltanto: Signore, Tu mi hai detto che dove arriva la Tua parola arriva unta e Tu porti risposte. Signore, ma io che posso fare? Lo devi fare Tu. Noi possiamo solamente essere obbedienti a quello che Lui ci dà, perché l'opera è del Signore. Noi non ci possiamo mettere neppure le mani. Quando il Signore opera, ci accorgiamo che noi non abbiamo fatto niente. Quante opere fa il Signore e sentiamo le testimonianze, ci diciamo: ma io non ho fatto niente, cosa ho fatto, Signore? Perché in realtà è così, è il Signore che opera e noi dobbiamo avere fiducia, dobbiamo solo essere ubbidienti. Se avete qualcosa, fratelli, sorelle, siamo qui, un canto, quello che il Signore vi mette nel cuore. A Dio sia la gloria, essendo nel cuore di ringraziare il Signore, perché il Signore ci ha messo su un cammino meraviglioso e splendido. E ancora questa mattina metteva nel mio cuore che questo cammino che il Signore ci ha messo davanti è un cammino ricco, pieno di benedizione, e ci sono le promesse del Signore che ha fatto ancora al tuo cuore questa mattina. E a volte tu vedi davanti a te quel gigante, perché si presenta il gigante davanti a te e tu guardi il gigante e non guardi più le promesse del Signore, non vedi più quello che il Signore ha promesso al tuo cuore, ma vedi davanti a te solamente quel grande gigante. Ma vogliamo questa mattina guardare a ciò che Dio ha promesso al nostro cuore, a quello che vuole fare di noi, quello che vuole fare di te. Non guardare quel gigante davanti a te, perché sarà il Signore a distruggere, a combattere quel gigante che davanti a te. Sarà Lui a darti le forze, sarà Lui a darti la parola giusta al momento giusto. Confida nel Signore ancora in questa mattina e non guardare quel gigante che si è presentato davanti a te, che può essere in qualsiasi maniera. Forse sarà una malattia, un problema, una difficoltà, un peccato, qualsiasi cosa che si è presentato davanti a te, e tu questa mattina guardi il gigante e non guardi più al Signore, perché tu dici: io non ce la farò, perché c'è questo gigante davanti a me che non mi fa avanzare, non mi fa benedire il Signore, non mi fa lodare il Signore, non mi fa servire il Signore. Ma voglia tu questa mattina guardare al Signore, non al gigante che si è presentato davanti a te, perché questo
gigante sarà presto sconfitto. Dio ti benedica. Gloria al Signore. Mentre abbiamo ancora un poco di tempo che ognuno di noi si prepara, vogliamo fare gli spettatori adesso. Facciamo cantare un bel canto a Marco e a Maria. Preghiamo per loro, che il Signore li unga e che si serva. Noi abbiamo bisogno che ognuno di noi venga usato dal Signore, perché dobbiamo essere tutti unti e serventi del Signore. Sì, sì, e dobbiamo pregare. Perciò mentre cantano, sorè, frate, dovunque tu ti trovi, ricordati di pregare per loro, perché nel nostro piccolo vogliamo servire il Signore e nel nostro piccolo incoraggiare tanti piccoli che vogliono servire il Signore per dire: se ce la fanno loro, ce la faccio pure io. Dio ci deve aiutare. Vai. Che numero è? Ti adorerò, benedirò soltanto.
Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, facciamolo. Noi dobbiamo venire sempre preparati con qualcosa, bisogna portare sempre qualcosa da casa quando veniamo per adorare il Signore. C'è qualcuno ancora? Abbiamo dimenticato tutto a casa allora. Benedetto sia il Signore. Allora passiamo alla parola del Signore e lo vogliamo lodare. Il Signore già ci ha parlato, per certo, perché ci sono alcune coincidenze messe insieme. Il Signore sa in che momenti stiamo vivendo e quanta confusione c'è intorno a noi, religiosa, politica, e poi chi più ne ha più ne metta. È molto difficile mantenere insieme anche tre persone con i tempi che corrono. Infatti ci sono famiglie in giro che non sono più di 3, 4, 5 persone, eppure è un tempo molto difficile. E il Signore lo sa, e proprio in un tempo difficile così, Lui, in mezzo a tutta questa baraonda che c'è intorno a noi, viene a noi con la Sua parola e ci dà delle indicazioni da seguire, cioè di non distrarci, perché la distrazione ci può costare la vita. Dio ci deve aiutare. E Lui lo fa perché ci vuole bene, perché ci ama. E guardiamo insieme, siamo in un momento che dobbiamo vigilare. Coloro che hanno intrapreso un cammino con il Signore, coloro che sentono che il Signore vuole fare qualcosa nella loro vita, coloro che sentono che lo Spirito Santo parla quando ascolta, legge, prega il Signore, quelle sono delle persone, siamo delle persone che dobbiamo vigilare più degli altri. Sì, sì. Perché il Signore, quando comincia a mettere il suo dito, che è un potere particolare che mette su noi, in mezzo a tutta la confusione, Egli ci apre sempre un varco da poterci passare. La via, dice la parola del Signore, che è un poco stretta, ma ci passiamo bene, perché c'è Lui con noi e vale la pena seguirla, perché poco poco che ci spostiamo in qualsiasi direzione, perdiamo l'orientamento e non sappiamo più né chi siamo e né dove ci troviamo, e questa è la cosa peggiore. Spesso succede che sentiamo delle persone che perdono l'orientamento, che i parenti li cercano qualche volta su chi l'ha visto e così via, e si sente dire che perdeva facilmente l'orientamento. E può succedere pure a noi. Perciò il Signore sa che per non perdere l'orientamento dobbiamo pressare mentre abbiamo la lucidità della conoscenza di perseverare nella direzione giusta. Leggiamo insieme in Isaia capitolo 5 verso 20. Mentre preghiamo il Signore in cuor nostro, preghi per me che il Signore mi guidi, ma devi pregare anche per te che il Signore ti parli, devi aspettarti da Lui come qualcosa che il Signore deve usare per parlare, per portare risposte al tuo cuore. Perciò dobbiamo essere sincronizzati, uniti. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che mutano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Se ci guardiamo attorno, stiamo vivendo proprio un momento come questo, che ognuno dice al contrario dell'altro, e senza regole e senza conoscenza, tutti i principi rotolano. E perciò ci troviamo che quando diciamo sta cosa è male, un altro dice che quella è buona. Quando diciamo che quella è scura, ci dicono che è piena di luce. E perciò viviamo in una confusione molto
è tremenda. Viviamo in un tempo che è proprio come dice qui. Andiamo a rotoli. Sai quando si va a rotoli? Io credo che tutti da bambini abbiamo girato su noi stessi. Oppure ci hanno fatto girare ed abbiamo scoperto che ci girava la testa e quasi cadevamo. Per reggere abbiamo dovuto girare al contrario, si è riformato l'equilibrio. Noi credenti, nel ruotare in questa situazione, dobbiamo girare al contrario, perché se ci mettiamo sulla stessa giostra, perdiamo tutto. Dio ci deve aiutare. Andiamo a rotoli, Dio ci parla. Seppure noi giriamo allo stesso modo, cadiamo, siamo espulsi fuori dal cammino che il Signore ha messo dinanzi a noi. Perché c'è un altro modo che usa il mondo, che è un poco quello religioso. Guardiamolo nel verso 19. Al profeta Isaia lo notiamo particolarmente, che è l'unico profeta che quando parla di Dio lo chiama il Santo di Israele. È un nome caro al suo cuore, perché ha incontrato il Signore, conosce il Signore, lui quando deve distinguerlo lo chiama il Santo di Israele. A quelli che stanno intorno lo chiamano pure loro così, ma lo fanno in un modo di beffa e dicono: faccia presto, affretti l'opera sua, che noi la veggiamo, venga e si eseguisca il disegno del Santo di Israele, che noi lo conosciamo. In parole diverse, questo popolo antico è come quello moderno, che prende anche il nome del Signore e tergiversa il significato per dire: tanto questo non fa niente. Come dire ad Isaia: tu parli di questo Santo di Israele, ma che si muova, ci faccia vedere che c'è veramente. Ma nel senso di beffa, ma noi lo possiamo dire veramente: Signore, fa presto, affrettati per compiere l'opera sua, che possiamo vedere la tua opera che si manifesta nella nostra vita. Gloria al Signore. I beffardi dicevano: ora siamo noi che dobbiamo dire Signore, opera Santo di Israele. In tutto questo il Signore a noi credenti, per reggere nella via che siamo stati chiamati e per poter essere di aiuto a quelli che camminano con noi, non pensiamo sempre che noi abbiamo la possibilità di cambiare molte cose, perché la nostra voce non ha nessun potere nel mondo che viviamo. Dio ci deve aiutare. Noi singolarmente dobbiamo guardare attentamente il nostro cammino col Signore, con la speranza che il Signore si serva di ognuno di noi, per la nostra famiglia come fece Noè, e per qualcuno che il Signore mette sul nostro cammino. Perché quando pensiamo di voler fare più di tanto, nei tempi che viviamo, la nostra voce non dice niente. Non ci perdiamo neppure tempo. Abbiamo una cosa che possiamo fare noi e possiamo consigliare: quello che ci viene detto nella parola del Signore. Leggiamo insieme in Secondo Cronache 7, verso 14. È il verso più conosciuto di tutto il libro delle Cronache. Cronache 1 e Cronache 2, ed è conosciuto un poco dappertutto, ma serve per le grandi opere che il Signore vuole fare, ma non dobbiamo trascurarle noi personalmente, perché se pensiamo di voler cambiare gli altri e noi non sappiamo dove stiamo andando,
non succederà mai niente. Se il mio popolo, cioè se il credente sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Possiamo dire, guarirà il nostro cuore, guarirà la nostra casa, perché io credo che in questo momento noi non possiamo fare più di tanto, perché ci dobbiamo prima di tutto fortificare noi credenti, perché se non siamo forti noi, possiamo anche leggere, ma manca il potere divino. Noi abbiamo bisogno prima, come dice Gesù, Gesù prese a fare e ad insegnare. Noi molte volte lo sentiamo questo verso, che dà l'impressione che quando lo diciamo deve cambiare tutto. Quando guardiamo non è cambiato nulla. Ma sapete cosa serve? Sai, fratello, cosa serve questo verso? Serve prima che per noi, perché se no restiamo delusi che il Signore non opera. Ma non è che il Signore non opera, perché il Signore vuole che dobbiamo prima applicarli nella nostra vita. Ci dà la medicina per le nostre debolezze. Se leggiamo dal verso 13, leggiamolo insieme, il Signore ci parla singolarmente, perché quello che abbiamo letto prima è la realtà che noi viviamo. Quando chiuderò il cielo in guisa che non vi sarà pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste fra il mio popolo, leggiamo il verso 15. Gli occhi miei saranno oramai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Dovunque ci troviamo, abbiamo bisogno che diventi il luogo dove noi ci apriamo al Signore. Nel verso 16 ci aiuta a comprendere, guardiamolo insieme, poiché ora ho scelta e santificata questa casa affinché il mio nome vi rimanga in perpetuo e gli occhi miei e il mio cuore saranno quivi. In questi tre versi il Signore elenca le condizioni della medicina che noi dobbiamo prendere come credenti, se no questi versi li possiamo dire tutti i giorni, ma nelle condizioni che abbiamo, il mondo che ci circonda, non cambia nulla, perché noi abbiamo un'idea, ci siamo fatta, che parliamo agli altri che devono cambiare, ma non siamo disposti a cambiare noi. Noi come credenti dobbiamo essere i primi a prendere questa medicina. In questi tre versi, dal 13 al 16, il Signore ci parla di quattro contenuti che ci sono. Il primo è l'umiliazione. Verso 14 dice: se ci umiliamo davanti al Signore, se noi come credenti, se io come credente, è inutile che parliamo degli altri se noi prima non facciamo questo, perché se noi lo diciamo e non lo facciamo, non corrisponde. Il mondo che ci circonda non ha bisogno delle nostre parole, ha bisogno di una parola unta che viene da un cuore trasformato, che è ripieno dello Spirito Santo. Primo, l'umiliazione. Secondo, guarda come sono in fila, si umilia. Secondo, prega. Fratello, sorella, il Signore sa che stiamo vivendo in un momento dove tutto rotola. C'è una sola via che ci porta nella giusta direzione: umiliarci, pregare. Terzo, cercare. Il desiderio di avere un incontro, un rapporto continuo con il Signore, non a singhiozzo, non la domenica,
Questa è la medicina che ci dà il Signore. La quarta cosa è il pentimento. Si converte, cioè noi dobbiamo cambiare. Quando la parola del Signore ci parla perché vuole che noi diciamo, oh mamma mia, il Signore dice così e io ho fatto cos'ha? Signore, perdonami, mo mi devo mettere a posto. Ma se sentiamo, leggiamo, impariamo a memoria e diciamo, intorno a noi non si distingue più niente. Siamo noi, prima di tutto, che dobbiamo far tesoro di quello che il Signore ci dice. Dio ci deve aiutare. Pentimento e conversione. In Primo Re, capitolo 9, verso 3, troviamo la stessa descrizione del compimento di un tempio fatto. Ma quando parliamo di tempio, fratelli, sorelle, le cose sono cambiate. Non è più il Tempio di Gerusalemme, e neppure la Chiesa di Santa Maria o la Chiesa di Sant'Angelo, né la Chiesa Madre e la Chiesa Secondaria, né quella evangelica, né quella musulmana, né quella cattolica, né quella dei mormoni. È il nostro cuore il Tempio dello Spirito Santo. Sono cambiate le cose. E gli disse, io ho esaudita la tua preghiera e la supplicazione che hai fatta dinanzi a me. Ho santificata questa casa che tu hai edificata per mettervi il mio nome in perpetuo, e gli occhi miei e il mio cuore saranno sempre quivi. Per non andare alla lunga, dietro a questa risposta di Dio, c'è stato un cuore consacrato che si è predisposto per cercare Dio. E quando si è predisposto per cercare Dio, Dio che risponde ha detto, io vengo per darti conferma che in questo luogo io manterrò per sempre la mia presenza. Ora prendiamo questo passo e lo trasferiamo dalla rivelazione che abbiamo ricevuta, che Dio non vive in templi fatti di mano d'uomo, dice la sua parola, ma vive nei nostri cuori. L'attenzione maggiore che noi dobbiamo avere non è che cosa succede intorno a noi, perché la parola del Signore ce lo dice e gli occhi nostri lo vedono, che siamo in una Babilonia dove si chiede la sabbia e si porta l'acqua, si chiede l'acqua e si porta il vino. Questo è il mondo che ci circonda, non sa niente di tutto questo, ma noi credenti abbiamo bisogno di alzare il capo, singolarmente. I miei occhi, il mio cuore, dice il Signore. Gli occhi guardano, il cuore ha qualcosa di speciale. Il Signore, i suoi occhi, il suo cuore sono rivolti verso ciascuno di noi. Gli occhi del cuore, l'affetto di Dio per noi è accesso alla sua presenza, la risposta di Dio, il Signore ci ricorda e non dobbiamo metterlo da parte. In 1 Corinzi 3,16 la parola del Signore, l'abbiamo già udito lo stesso verso che ci ha detto, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi non dobbiamo girare molto a lungo o cercare altre distrazioni. Noi dobbiamo perseverare nel curare particolarmente il nostro rapporto personale con il Signore. Se no il bla bla non serve a niente, il nostro bla bla si mischia insieme a quello che abbiamo letto e va tutto nel calderone, ma Dio a noi ci dice qualcosa di diverso. I suoi occhi, il suo cuore sono attenti verso ciascuno di noi. Viviamo in un tempo che in materia di fede siamo come
al tempo di Giona a Ninive. Nel capitolo 4, verso 11, ci dice una cosa molto speciale. Dice che il Signore ha pietà di quelli che ci circondano. La gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Ma la destra e la sinistra, come quelli al tempo di Isaia, interpretavano in un modo beffardo verso il profeta dicendogli il santo di Israele, la destra e la sinistra in questi tempi stiamo udendo molto parlare, oggi si parla di destra e di sinistra in ogni nazione e in ogni continente, e c'è un pericolo che noi credenti ci lasciamo attrarre dalla destra e dalla sinistra, ma che non è questo il risultato che ci porta né a destra né a sinistra, perché noi credenti abbiamo il potere divino di poter essere di aiuto in questo mondo se manteniamo la nostra posizione. Il credente non deve andare né a destra né a sinistra, e anche in queste votazioni ci sono molti credenti che diventano trappola del diavolo per andare a destra e a sinistra. Quando cominci ad andare a destra e a sinistra, perdi la consacrazione che devi portare a Dio, perché ti trovi la metà delle persone che sono tuoi nemici senza che gli hai fatto niente. Primo, divida la chiamata che ti ha dato il Signore, e alla sinistra o alla destra dove vai, la tua voce non ha nessun potere più, perché intorno a noi le cose vanno a rotoli. Il potere del cristiano non è se vota a destra o a sinistra, il potere del cristiano è se camminiamo facendo la volontà del Signore. Perché tanti si stanno disperdendo, già siamo deboli, tanti si stanno disperdendo per entrare in destra e sinistra, che come il mondo oggi non si può fare niente più. La nostra voce, basta guardare, quando facciamo delle manifestazioni o quando si formano delle leggi, quale potere abbiamo noi cristiani se i governi sono contrari ad ogni legge della parola del Signore? Più che sono gli Stati Uniti, che sono fondati sulla parola del Signore, eppure stanno formando leggi che sono contro leggi. Dove vogliamo andare noi? Perché ci vogliamo disperdere? Come cittadini dobbiamo fare la nostra parte per dare la nostra approvazione secondo il discernimento che Dio ci dà. Ma noi credenti non dobbiamo andare ad investire il nostro tempo, le nostre capacità, la nostra vocazione, né a destra né a sinistra, perché Dio a noi ci ha dato il potere di essere la maggioranza. Nessuno di destra e di sinistra è la maggioranza, perché c'è una frattaglia che non si capisce più per prendere il potere. Dio a noi ci vuole dare un altro potere, non perdiamo l'occasione in questo tempo. 1 Corinzi 3,17 ci dice qualcosa di importante. Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Noi dobbiamo stare attenti che quando non teniamo conto che noi siamo il Tempio di Dio e incominciamo ad andare a destra e a sinistra e ci disperdiamo in mezzo alle folle che sono fuori dall'ordine comune e non distinguono più chi è Dio, che fa Dio e cosa vuole fare Dio, noi dobbiamo ritornare immediatamente sui nostri passi, non dispergerci, perché sennò perdiamo la via del cielo e abbiamo anche Dio contro di noi. Perché?
perché il Signore ci raccomanda che in un tempo come questo noi dobbiamo pressare ogni giorno per mantenere un continuo rapporto con il Signore. Queste distrazioni finiscono di farci perdere. Già c'è l'occultismo, già c'è l'idolatria, poi ci mettiamo la politica e poi ci mettiamo tutte le corruzioni che ci circondano. E la nostra consacrazione dove va a finire? Di conseguenza ci troviamo il Tempio di Dio che sarà guastato. Come quando il popolo di Dio non riconobbe Gesù Cristo come il Signore, dopo un po' di Gesù dichiarò che quel Tempio in un breve spazio di tempo non sarebbe restata pietra sopra pietra, perché Dio non teneva conto della costruzione per capirne il valore. Dio il Tempio lo aveva fatto, l'aveva ordinato perché doveva essere un luogo di adorazione, ma quando non era stato più un luogo di adorazione realmente, dopo 30 anni di Gesù, della partenza di Gesù, si è realizzato appieno quello che ha detto Gesù: non resterà pietra sopra pietra. Il Signore è il nostro Tempio spirituale. Ci dice che se non teniamo conto viene guastato, non perché Dio lo vuole guastare, ma perché noi lo usiamo per altre cose. Dio ci deve aiutare. Non è né a destra né a sinistra, ma noi siamo la Chiesa di Cristo. Indipendentemente a che denominazione tu appartieni, se sei uno che sei stato rinnovato dallo Spirito Santo, se hai ricevuto la nuova nascita, se il tuo corpo, il tuo cuore è lavato ogni giorno e segue il Signore Gesù Cristo, tu hai una chiamata speciale. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, non è quella che c'è scritto davanti: Chiesa Pentecostale, Chiesa di Gesù Cristo, Chiesa del Rinnovamento, Chiesa... Che se i nomi ci servono giusto per distinguere come indirizzo. L'indirizzo che noi abbiamo come credenti, seguire Gesù, il Signore. Ma la Chiesa di Cristo, che ha la vittoria in Cristo, se perseveriamo in questo tempo, non ci dobbiamo distrarre, perché Dio dice che ha dei propositi speciali per noi. Abbiamo già letto prima, Atti 2,17. Noi dobbiamo protendere costantemente negli obiettivi che Dio mette davanti ad ogni credente, perché non siamo ancora arrivati, siamo ancora in cammino. Salvati, unti, proseguire per servire. Quel poco di tempo che abbiamo non lo dobbiamo sprecare a monte a valle, in un mondo che va alla deriva. Avverrà negli ultimi giorni, e questi sono i nostri giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, di vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Frate e sore, fammiti guardare in faccia, fammelo guardare in faccia, pure a voi. Noi abbiamo un obiettivo più importante di quello che il mondo ha. Il mondo non cambierà se non cambiamo prima noi. Noi dobbiamo cercare il battesimo nello Spirito Santo, dobbiamo consacrarci al Signore, dobbiamo invocare la Sua presenza. Il nostro corpo è diventato il Tempio dello Spirito Santo. Noi abbiamo l'obbligo di curare quello che Dio ha iniziato nella nostra vita, perché colui che ha iniziato questa opera la vuole portare a destinazione. Ma non la porta a destinazione senza la mia e la tua volontà di perseguire ogni giorno con perseveranza. Guardiamo nel verso 18. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. Quando noi incominciamo a dare a destra e a sinistra in altri andrioni della vita che ci circonda, noi perdiamo la visione. Non sappiamo più la strada da prendere, diventiamo come quelli che li devono cercare, perché perdiamo l'orientamento, perdiamo le direttive, perdiamo la bussola. Il Signore ci dice nel verso 39 dello stesso capitolo, è importante, Dio ci deve aiutare, poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro
ne chiamerà per lungo tempo appresso, dice un'altra versione, noi che siamo nati di nuovo. Frate, sorè, dobbiamo perseverare in questa direzione, ricevere un santo battesimo di Spirito Santo, sentire costantemente la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi dobbiamo stare in attesa di non perdere la nostra cittadinanza. Mi ricordo quando ero in Svizzera quanto si gloriavano alcuni italiani che avevano ricevuto la cittadinanza svizzera. Altri desiderano avere una cittadinanza in America, altri è importante. Noi abbiamo una cittadinanza speciale che è nei cieli. Guardiamo insieme in Efesini capitolo 2 verso 12. Noi perdiamo il diritto di cittadinanza celeste, il quale in quel tempo eravate, una volta eravamo che potevamo andare a destra e a sinistra e dove non siamo andati. Ma quando il Signore appare sul nostro cammino, una volta si faceva, ora dice il Signore, non più. Eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, dei patti fatti con Abramo, ed estranei ai patti della promessa, non avevamo speranza ed eravamo senza Dio nel mondo. Ma ora che il Signore ci ha fatto grazia, dobbiamo vigilare ogni giorno per arrivare a destinazione. La parola del Signore ci aiuta. Guardiamo in Filippesi capitolo 3 verso 20. Se noi ci distraiamo, perdiamo l'orientamento, non sappiamo più dove andiamo. Ogni giorno dobbiamo continuare. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, dove anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. In un tempo come questo, noi abbiamo bisogno di stare al più attenti possibile. Il Signore ci parla in un modo semplice, comprensibile. Non sarà un messaggio eloquente, ma è un messaggio che viene dal Signore per dire: custodisci quello che io ho messo nel tuo cuore. Non ti distrarre, perché come usciamo fuori? Basta entrare in un canale televisivo secondario, in un programma, in qualche andrione di internet e altre cose, già ci spostano in direzioni che ci distraggono e ci portano via. Mettiamo attenzione per la chiamata che abbiamo ricevuto, perché il Signore si vuole manifestare nella nostra vita, che è diventato il suo tempio. Ma se noi siamo distratti e non ci siamo con la testa, non ci siamo col cuore presi da altre parti, succede proprio quello che ha detto nella sua parola, nel verso 17 di Primo Corinzi, capitolo 3, verso 17. Ci troviamo guastati, non perché Dio vuole guastare il Tempio. Dio non aveva nessuna intenzione di distruggere il Tempio di Gerusalemme, ma non serviva più per quello che era costruito, era una spesa inutile, era qualcosa che non diceva più nulla, perché quel monumento non diceva nulla. Dio alla sua Chiesa l'ha fatta diventare un movimento che viene movimentata e sostenuta dallo Spirito Santo. Dio non vuole fare dei monumenti. Dio ha fatto un movimento che viene guidato dallo Spirito Santo e noi dobbiamo essere sensibili alla sua voce, addirizzare i nostri passi senza andare né a destra e né a sinistra, perché questa confusione ci porta solo fuori strada. Io mi ricordo molti anni fa che c'erano molti inviti, come il Signore è facile, ti sta avvisando in questo momento che hai degli inviti di fare questo e quello. Digli con chiarezza: io non posso andare né a destra né a sinistra perché devo servire il Signore. Molti anni fa c'erano degli inviti che mi venivano fatti. Quando mi consultavo con mia moglie mi diceva: tu non devi andare né a destra né a sinistra perché noi dobbiamo servire il Signore. Fratelli, sorelle, noi dobbiamo servire il Signore, già facciamo fatica a muoverci. Come stiamo camminando?
Posizioniamo la nostra vita armonizzata con il piano di Dio e seguiamolo ogni giorno. Vogliamo ringraziare il Signore, ci vogliamo alzare in piedi e chiedere al Signore che ci dia il discernimento come mantenere costantemente la sua divina presenza nella nostra vita. Cosa mancava nel Tempio di Gerusalemme? Mancava il luogo santissimo dove c'era la presenza di Dio, il santo timore di Dio, dove quando si entrava lì dentro si sentiva la vibrazione della presenza di Dio e i suoi profeti, i suoi amministratori ricevevano la rivelazione di trasmettere cosa diceva Dio. Quando mancava Dio e l'adorazione in quel tempio non serviva più e fu abbattuto nonostante tutto il valore che aveva. Il Signore ci aiuti a guardare bene il nostro cuore, a curarlo, a coltivarlo e mantenere costantemente quei quattro principi che ci ha detto sono i primi. Lo vogliamo rivedere? Umiliarci al Signore, sempre quando sbagliamo andare. Secondo, la preghiera. Terzo, il desiderio di Dio. Quarto, il pentimento. Cambiare, quando vediamo che stiamo intraprendendo una strada secondaria, torniamo immediatamente che facciamo in tempo a camminare sulla strada maestra e Dio sarà con noi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. È semplice ma è chiara. Signore, aiutaci a rivedere la nostra vita in tua presenza e fare passi di ubbidienza verso di te. Convoglia l'attenzione del nostro cuore in una sola direzione, perché le distrazioni sono già tante, Signore. Aiutaci tutti insieme, Signore, ti presento tutti i fratelli, le sorelle che sono insieme con noi. Aiutaci a perseverare, perché tu ci hai dato il potere veramente di poter vedere un nuovo mondo, ma abbiamo bisogno prima noi di sentire la tua presenza costante nella nostra vita e poi tu ti servirai di noi e noi lo sappiamo, perciò ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare. Aiutaci, Signore, a dare una svolta subito a quanti cuori sentiamo, Signore, che tu hai parlato oggi, ti diciamo insieme, aiutaci a dare una svolta rapida, oggi stesso, ora stesso, per tornare sui passi giusti che tu ci guidi. Padre Dio, ti ringraziamo per la tua parola e insieme ti benediciamo e grazie per Gesù Cristo che ci fa da guida costante attraverso la presenza e l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina, Dio piacendo, per la solita visita pastorale. E ci incoraggiamo ancora nella lettura e nella condivisione della parola di Dio. Pace, buona domenica, Dio ti benedica.